Si sono arrampicati sulle impalcature esterne del Teatro San Carlo, esposto due striscioni che riportavano scritte contro il genocidio della popolazione di Gaza e litigato con alcuni operai che avevano cercato di rimuoverli, creando qualche momento di tensione. Guardati a vista dagli agenti della Digos e da quelli in tenuta antisommossa. Non si ferma la campagna controinformativa e di solidarietà agli abitanti della striscia di Gaza della rete pro-Palestina di Napoli, ieri protagonista di un blitz per promuovere la manifestazione che si svolgerà venerdì pomeriggio a Piazza Garibaldi e chiedere la liberazione dal carcere di Terni del palestinese Hanan Yaesh, detenuto a seguito del suo coinvolgimento in un'inchiesta della Procura di L'Aquila per terrorismo. Portavoce della protesta è Davide Dioguardi della rete pro-Palestina di Napoli. È il lancio del corteo che partirà questo venerdì alle 14.30 da Piazza Garibaldi per la liberazione di Hanan Yaesh e per la libertà e l'autodeterminazione del popolo palestinese, che in questo momento è sotto il fuoco delle bombe israeliane, in questo momento sta subendo un genocidio che tale va chiamato. Non è una guerra, non è un conflitto, è un genocidio, un massacro che lo Stato e la forza politica guidata da Benjamin Netanyahu sta ponendo in essere danni di un popolo che dal 1948 vive politiche di apartheid, di violenza e neocoloniali.